ringraziare nuovamente Mr. Ciullo per il lavoro svolto in questi mesi. Adesso siamo qui invece per, tra virgolette, è una parola brutta, voltare pagina, e siamo qui per la presentazione del Mr. Zavettieri, che è qui a vostra disposizione per le domande di rito, non prima di aver sentito il direttore sportivo Lo Giudice, quindi introdurrà questa conferenza e vi passerà i motivi per cui già detti in pratica, però è stato, si è arrivato a questo cambio di guida tecnica. Passo la parola al Giudice. Allora, buongiorno a tutti. È chiaro che quando c'è un cambio di allenatore le cose diciamo che non vanno come si era preventivato, siamo in difficoltà. Più volte avete ascoltato il mio pensiero, ma questa squadra era in difficoltà per tanti motivi, sia per una questione di in questo momento di difficoltà di organico, qualche episodio secondo me dove avete evidenziato poche volte, però è stato negativo nei nostri confronti e quindi la nostra classifica piange. Si è arrivata a una svolta tecnica e quindi perché comunque qualcosa andava fatto. Andava fatta e quindi personalmente si è pensato a portare Mister Zavettieri a Castellammare, sperando che ci sia degli stimoli nuovi, una ventata nuova che, sulla squadra, che vi torno a dire, è normale che siamo in difficoltà. Questo è quanto. Quindi, non voglio aggiungere altro, perché altrimenti ripeto sempre le stesse cose che ho ripetuto negli ultimi periodi, quindi poi divento uno va in paranoia, lo porto tutto in paranoia, anche se la situazione non si discosta come non si discosta ora. Le stesse difficoltà che aveva Ciullo li avrà sicuramente il mister nuovo, e quindi niente, allenatore che io l'ho seguito a livello lavorativo, porterà sicuramente, come ognuno ha delle idee nuove e delle situazioni nuove, confidiamo per andare a risollevare a risollevarci da questa classifica, che questo non vuol dire, e lo voglio precisare, perché questo non vuol dire che in questo momento il nostro obiettivo, visto che siamo lì sotto, è chiaro che il primario è quello della salvezza, ma per i problemi che abbiamo, poi, ma io non mi voglio scontrare o andare contro i pensieri di quello che era il presidente Magnello, no? Quando ha sempre esternato che questa squadra è più forte, probabilmente può avere ragione, avrà sicuramente, poteva avere ragione, se questa squadra, no? Era con l'organico al completo. Questa squadra con l'organico al completo non ha fatto una partita, neanche quelle di Coppa Italia. Quindi è chiaro che le valutazioni del presidente erano a organico completo. Quindi oggi, che invece abbiamo le nostre difficoltà e abbiamo una classifica che piange, non è una questione di fare un passo indietro, è andare a essere realisti. Bisogna essere realisti per tutti, a malincuore, perché probabilmente nessuno si aspettava la nostra partenza così, queste difficoltà, però oggi
pensiamo a quello che è la classifica reale e ai problemi reali. Quindi intanto pensiamo a tirarci fuori da questa situazione, poi strada facendo, se andremo a migliorare la nostra classifica, poi si vedrà. Però pensiamo tutti con umiltà, quello che è la realtà del momento. Mister Mario Volno, Vivicentro, lei ha avuto già modo di testare un po' la squadra in questi due giorni di lavoro. Ecco, può già farsi vedere la potenzialità e soprattutto nell'immediato che cosa si può fare visto le difficoltà di organico? Allora, mi permette, faccio una premessa prima, perché volevo ringraziare il direttore, la società, di aver pensato a me e di avermi portato in una piazza importante, prestigiosa per quanto riguarda il calcio nazionale. E anch'io voglio unirmi a quello che ha detto il direttore in relazione al mister, perché credo che paghi colpe non probabilmente sue o tutte sue, purtroppo il calcio sappiamo che cos'è. Io la cosa che mi auguro è che questo sia il punto più basso che la squadra in questo momento oggettivamente attacca. Io adesso sono due giorni che sono qua, avevo un po' comunque il potenziale allenatore, sono un po' informato, ho visto qualche partita. È chiaro che i problemi oggettivi e contingenti ci sono, però da me non sentirete mai la parola che possa pensare a un alibi, non troverò mai un alibi. Si gioca all'11 più tre sostituzioni, chiunque esso sia, bisogna dare il massimo. Io ragiono in questo senso e voglio, e la squadra vuole arrivare a ragionare con me. Io da ieri praticamente sono ospite di questa città e ho sempre pensato, nel momento in cui ero ospitato in una città, di cercare di interiorizzare le caratteristiche, lo spirito, la cultura di dove vado a lavorare. E voglio che questo lo faccia anche la squadra. Quindi che abbia l'orgoglio di giocare per la maglia della Inguestabile, di dare il massimo. Non ho dubbi che i ragazzi lo faranno, ma bisogna farlo poi bene. Quindi, al di là delle valutazioni che io possa fare in uno o due giorni, quello che è il mio obiettivo è il lavoro. Non penso a niente, che sia la salvezza, che sia una posizione diversa. Penso solo al lavoro, perché solo con il lavoro possiamo e dobbiamo tutti quanti pensare di fare il massimo. Poi vedremo quanto saremo bravi a lavorare bene. Quindi dobbiamo iniziare bene, da questo punto di vista. Nell'organico conosce già qualche calciatore o... Sì, personalmente qualcuno, gli altri li ho visti giocare. La squadra, certo, la squadra la sapete tutti, non è mai stata al completo, e secondo me ha valori importanti, e poi starà a me, al lavoro dello staff, all'appoggio della società, al sostegno vostro e soprattutto dei tifosi, far sì che tutti insieme riusciamo a vivere con il meglio del calciatore. Quindi, come dicevo prima, dobbiamo assolutamente far sì che questo sia il punto più basso e da qui in avanti iniziare a giorno per giorno, gradino per gradino, partita per partita, a risollevare un po' tutto. Salve mister Mario Micio, innanzitutto benvenuto a Salamanca, che sta qui già da un po', già diretto al allenamento. Nel suo curriculum c'è alla voce 2013-2014 una sorta di miracolo sportivo che non ha, diciamo, paragone in qualche, forse in nessun senso. Assieme al collega Alberti si è portato una squadra quasi ad un sogno. In virtù di quello che lei ha realizzato insieme al collega, credi essere l'uomo delle situazioni impossibili in caso di crisi come questo?
Allora, quando finì quel campionato, disse anche ai calciatori che di resettare subito perché quello era qualcosa di magico. Io invece sono molto più realista e credo nel lavoro, nel lavoro quotidiano. Mi allaccio alla vostra domanda perché voglio che sappiate come penso io, nel senso che per me tutto passa dalla partita successiva. Messo che fa la preparazione, che organizza squadra e tutto, passa tutto dalla partita successiva. Non ci sono obiettivi, c'è solo la partita successiva. Dobbiamo essere bravi, lo staff, i calciatori, a far sì che attraverso i comportamenti, gli atteggiamenti, l'applicazione, il sapersi allenare, riusciamo ad arrivare nel miglior modo possibile alla partita successiva. E poi la squadra deve essere brava a gestire le situazioni che la partita comporta, tutte le dinamiche. Questo è il lavoro che voglio fare e quindi non le so dire quello che può succedere se sono la persona giusta o meno, le posso dire che darò tutto me stesso affinché possa tirare fuori il massimo e far sì che i calciatori possano migliorare il più possibile, perché presumo che migliorando i calciatori cresce la squadra e si possa pensare di ottenere ogni partita il massimo possibile. È chiaro che ci vorrà tempo, sacrificio, lavoro, abnegazione, però questo è normale, è il nostro lavoro, lo sappiamo e dobbiamo metterci tutto. Io mi auguro che alla fine ci possiamo ritrovare e dire comunque abbiamo fatto bene, abbiamo fatto il massimo, al di là che sia un miracolo, sia un mezzo miracolo, però l'importante è che la squadra abbia un'identità precisa, a prescindere dal sistema di gioco, che abbia un'identità precisa di come si approccia, di come gestisce la partita, di come è capace di soffrire nella singola, nel lungo periodo. Mi piace che i calciatori sappiano pensare due o tre volte e ci vuole tempo per farli arrivare a pensare, però tempo ce n'è poco. Adesso abbiamo un solo pensiero, colgo l'occasione di questa presentazione per rivolgermi a tutti i tifosi, a noi stessi. Il pensiero solo è quello di tirare fuori il massimo della partita del Colcosenza, perché oggettivamente una settimana è difficile poter incidere in maniera radicale, abbiamo bisogno di tutti, dobbiamo sostenere questi ragazzi, e dobbiamo sostenere la società che comunque fa tanti sacrifici e quindi mi auguro e mi aspetto che sabato per tutta la partita sia più gente possibile, che si sostengano i ragazzi. Poi a fine partita, se abbiamo fatto male, è giusto essere criticati, però sosteniamo questi ragazzi perché il calcio mi ha insegnato che basta poco per invertire una rotta. E se tutte le componenti ci indirizziamo nel verso giusto, probabilmente è più facile invertire questa rotta. Quindi faccio questo appello. No, prima di... mentalmente che squadra ha trovato, anche perché in questi giorni sarà anche un pochettino criticata anche dal presidente, che comunque si aspettava, al di là delle difficoltà oggettive, qualcosina in più. Quindi dal punto di vista mentale che in questi giorni come ha trovato? È chiaro che sicuramente il picco di autostima mi auguro che sia più basso in questo momento, che non vada ancora più giù. Però adesso da qui mi ero preso questi due giorni per fare una visione sui principi di gioco. Adesso da qui, da oggi a sabato, inizieremo a pensare a questa partita, inizieremo a togliere qualche scoria psicologica che è normale che ci sia e l'auspicio è quello che è di portare i ragazzi a affrontare con la massima serenità d'animo possibile la partita con il Cosenza, però con la massima cattiveria, determinazione e volontà di uscire da questa situazione. Quindi non è importante che adesso siamo giù, è importante come saremo sabato. Mister, cerchiamo di mangiare, Sabia Channel, lei ha testato certo il 4-3 in questi primi due giorni, pensa di partire da quella base o magari di riproporre qualcosa, almeno con il Cosenza già visto con Ciullo? Non evaderò mai alle vostre domande, in conferenza di prepartita ne parleremo, mi sono preso i due giorni per valutare
le possibilità che ho in relazione alla contingenza. L'obiettivo mio è quello di far giocare i giocatori che stanno meglio da un punto di vista psicofisico e sono solito, ecco, vi do un'indicazione così poi per le domande, pensare due volte anch'io, spesso tre, in relazione alla partita che devo affrontare. Quindi non nascondo che tengo in considerazione le caratteristiche dell'avversario, però voglio che i miei giocatori sappiano quello che devono fare in campo senza pensare all'avversario. Sembra un controsenso, ma non è un controsenso. Quindi metterò la squadra più adatta ad affrontare il Cosenza con i giocatori con la migliore condizione psicofisica. Poi venerdì disquisiremo. Però ripeto, a prescindere dalla disposizione in campo, conta come si applica. Quindi con i comportamenti, gli atteggiamenti e il fatto di cercare di ottimizzare al meglio i principi di gioco che ogni allenatore vuole portare avanti. Mister, salve, c'è Luca Vicenza da Magazzi Dragma. Che cosa direi tanti giovani che stanno lavorando con lei quest'estate, visto che lei con i giovani ha lavorato e abbiamo un'esperienza importante con l'Udinese e con l'Inter? Non voglio anticipare niente di specifico a lei perché ancora non ho parlato neanche con i ragazzi. In generale le dico che per me un giovane deve sapersi allenare. O sul sapersi allenare possiamo disquisire, però devo imparare ad allenare.